E il mio pensiero corre rapido all'inizio della mia avventura di donna, cominciata molto presto. Avevo 13 anni! Respirare a pieni polmoni, aria, aria come sinonimo di vita, aria come sinonimo di libertà, come dicevi tu, Valdez. E me ne stavo le ore ad ammirare l'agrumeto che circondava il mastio. Se Laura spira tutta mezz'ora, la fresca rosa ride in testa, la siepe ombrosa ride in smeraldi, destini caldi. Vivo così scontenta di me stessa e di tutte le cose del mondo, che se solo si guardasse nel profondo del mio cuore non si troverebbe altro che confusione, inquietudine. Dall'alto monte al mar se va. Dalla sua manica usciva una pergamena. La presi e la lessi. Era un sonetto per me. E allora anche a me spuntò una lacrima, e poi un'altra e un'altra ancora, e piansi, come non avevo mai fatto prima. Perché Ippolito mi aveva amata tanto, profondamente amata. E poi via, in fuga verso Valle Corsa. Sembravo una pazza, non dovevano prendermi. E mentre correvo maledicevo i pittori che mi avevano dipinta e tutti i poeti che mi avevano cantata, suscitando questa insana voglia di possedermi. Diventerai un grande cavaliere e servirai un grande imperatore e avrai un'armatura scintillante con un cimiero scintillante e un grande fiocco azzurro in alto. Vieni. Penserò io al tuo avvenire.